Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Ci troviamo qui oggi pomeriggio alla libreria Salvemini a Firenze. Ringrazio Mauro per l'accoglienza che mi ha dato da quando ci siamo conosciuti. Ha preso, insomma, a cuore questa cosa, quindi mi ha fatto veramente piacere. Per noi, io da mamma, perché si tratta di un libro di poesie di mio figlio, quindi una cosa che d'orgoglio più che altro, divulgare quello che lui era per farlo conoscere, non per altro. Stasera ci saranno con me Gianmarco Mari che farà la presentazione di questo libro e Alessandro Ciapetti, giusto? Non mi viene la parola, hai fatemi, Interpreterà. interpreterà, ecco, le poesie che ci sono sul libro. Ringrazio tutti, buona serata e buon ascolto anche. Beh, prima di lasciare la parola a loro, volevo dire soltanto che da estraneo alla situazione, appunto, della vicenda di Alberto, le poche parole che mi avevi detto quando ci siamo conosciuti qualche mese fa, un po' la storia in maniera molto succinta, mi ha fatto appassionare a questa figura che non conoscevo e non avevo letto. L'ho voluta leggere proprio oggi, insieme a altre persone che sono qui, perché volevo andare proprio alla data del 24 maggio per leggerle. E veramente oggi abbiamo avuto una illuminazione di una persona che è andata oltre, perché secondo la scrittura di queste poesie sembra quasi che voglia dire: io ho capito che tra poco lascerò questa dimensione in alcuni di questi testi, però era consapevole che in un'altra dimensione, in un'altra veste, lui sarebbe continuato a rimanere facendo presente quelli che erano i suoi valori e la sua sensibilità, perché qui traspare molto. Quindi questa era una piccola testimonianza da un lettore che l'ha letto nelle ultime 2 ore, prima non sapevo nemmeno come scrivesse. Quindi a questo punto vi lascio la parola a voi, così sicuramente lo conoscevate da tempo, lo conoscete, come dicevo, perché vi parlare al presente, e quindi parliamo di Alberto. Mi sento io. Ciao, buonasera a tutti. Conosco qualcuno? Qualcun altro assolutamente no. Quindi chissà se ci sono anche persone che si sono trovate qua e si sono potute fermare, sarebbe bello. E allora, io presento il libro di Alberto. Tra l'altro è una vicenda, ma per me è stata molto particolare quella che mi lega, che mi ha legato Alberto e in un certo senso la mi lega anche a questa pubblicazione qua. Non conoscevo molto Alberto, non l'ho conosciuto poi alla fine tantissimo, nella misura in cui non abbiamo passato una grande quantità di tempo insieme. Ma quello abbiamo passato insieme sicuramente ha lasciato tanto e ha aperto delle porte che a tutt'oggi sono ancora aperte e chissà quanto lo penterà e quanto lo uscirà da là. Ed è stata molto bella la vicenda che mi porta oggi anche qua. Perché io fui contattato già un po' di tempo fa da Paola che mi invitò a scrivere una prefazione a quello che sarebbe stato il libro, quello che adesso è il libro, e io rimasi molto sorpreso, molto colpito e decisi di accettare, sicché poi ebbi l'onore, anche in un certo senso, di leggere un po' il tutto prima che venisse pubblicato. E, wow, rimasi estremamente colpito e di vedere anche le fotografie. E decisi di farlo, anche perché comunque fu una cosa che mi spiazzò un po' all'inizio, era una sorta di occasione, un invito grosso, e dissi di sì, appunto, e quello che trovate qua, appunto, è quello che ho scritto io, sono 2 pagine molto succinte, molto brevi, come sarò abbastanza breve anche oggi, non ho preparato un discorso, non ho scalette, non ho niente, perché se lo faccio mi incasino. Se si mette a fare quella roba là è finita, quindi preferisco dire quello che mi viene sul momento. E questo va quindi è il libro dedicato per Alberto e soprattutto quello che ci lascia lui a noi. Ed è una cosa bellissima, secondo me, che sia stato pubblicato, curato e che venga presentato e che venga offerto anche fondamentalmente. È una cosa veramente, veramente bella. Non so se l'avete letto, non so se lo leggerete, io vi invito a farlo,
perché Alberto era un poeta. Era un poeta molto moderno, molto contemporaneo, al tempo stesso anche molto cavalleresco. Quindi in un certo senso retro, un po' vintage. Ci si trova un po' di tutto nelle sue poesie. E quello che mi ha colpito molto nelle poesie, appunto, che vanno in svariati anni. Ora non ricordo chiaramente l'arco, ma non sono 2 anni, sono un bel periodo, 5-6 anni, forse anche di più. È esattamente quello a cui ti riferivi anche te, non so come ti chiami. Mauro. Mauro, a cui Mauro si riferiva prima, cioè questa enorme percezione interiore, questo enorme contatto con qualcosa di, in un certo senso, alto. Quindi delle intuizioni, quindi delle descrizioni anche di alcune cose che effettivamente fanno, è come se dessero l'idea che Alberto sapeva abbastanza, sapeva tanto di sé, sapeva tanto del suo dolore, sapeva tanto della sua gioia, perché ce n'è tanta qua di voglia di vivere, di esultanza e di anche di... c'è anche un bellissimo spiazzamento, quello che secondo me tutti gli esseri umani vivono, perché comunque vada fa parte della vita di tutti, il momento in cui si salta, il momento in cui dobbiamo tenerci forte perché sennò andiamo giù fondamentalmente. E qua si ritrova molto, si trova la vita, si trova la morte, si trova il coraggio anche fondamentalmente di addentrarsi un po' in queste dimensioni perché sono piuttosto scomode, sicuramente l'ho piuttosto scomoda. E io Alberto l'ho visto in tutto una 7-8 volte, ci siamo scambiati dei regali in occasione di Natale, essendo capitati insieme a qualche festa, ci siamo incontrati per strada, ci siamo abbracciati forte in quelle volte là, e sicuramente ci siamo riconosciuti. Mi sa che è per questo io sono qua oggi, perché credo che alla fine sia la dimostrazione che non conta poi quanto, ma conta come si sta insieme con le persone e cosa realmente si condivide. Quindi è un enorme piacere per me essere figurare insieme ad Alberto qua, perché Alberto mi dà la possibilità di poter guardare delle cose, di poter ascoltarne altre e di potermi soffermare anche su quella che la vita è nel suo incedere, nel suo fluire, nel suo fermarsi, e poi no, non è vero, non si ferma mai, però sembra si fermi a volte. E è la seconda volta che presento il libro di Alberto. La prima volta avevo anche scelto delle poesie da leggere, a questo giro non l'ho fatto, anche perché sapevo che c'eri te, che magari appunto ho lasciato là, però... io vi invito, questa è una cosa che io ho fatto più volte con il libro di Alberto e mi trovo ogni tanto ancora a fare, apritelo così, apritelo a caso, provate ad aprirlo come viene e verrà, e sono convinto che quello che troverete vi dirà qualcosa. È questo il potere di Alberto, ed era questo il potere che ha avuto e che ha tuttora, grazie alle sue parole. Occhi chiusi, ma nemmeno occhi chiusi, apritelo, cioè sarà solamente l'immagine e le parole che forse fanno per voi al primo momento lì. E non è il libretto, il discorso del giochino del libro delle risposte, non è quello, quello è un po' veramente kitsch, come dire, questa è ben altra cosa. Ma si presta tantissimo a questo tipo di fruizione, questo libro qua. Sono schegge impazzite di folle lucidità. E se vi va, fatelo e portatevi un po' di Alberto con voi oggi. Lui, sono convinto che ne sarebbe orgoglioso. Anzi, lo so per certo. E grazie ancora, Paola, perché è veramente una bellissima cosa essere qua. Grazie. Vuoi stare in piedi per venire, se vuoi? Ok. Buonasera a tutti. Martignana. 18-6-2010. La fame. Quante notti e quanti giorni ardeva funesta la speranza di un amor che poi ritorni a volteggiar nella sua danza. Sia maledetta oramai l'alba del mio domani, se assolta non vorrai morir fra le mie mani. Degna è la mia attesa di un bacio tuo rapito. Io che non ho pretesa, giaccio a terra ferito. Questo è ciò che a te canto, donna delle mie brame, senza annegarne il pianto, morirò per la tua fame.
Io sono amore o guerra dentro di me. Solamente io posso far splendere l'alba del sole della mia anima. Un'alba fresca, di purezza e di giovinezza. Ma non è questa la principale paura. È quella di vederne presto il suo tramonto. Vieni a liberarmi da questa angoscia. Fammi conoscere il segreto dell'infinito. Mi alzai la mattina all'alba, guardai fuori dalla finestra e mi incamminai verso la strada nei campi. Ragni danzanti tessevano trappole geometriche. Pensavo che sarebbe stato meglio cambiare passo. Voltai la testa e decisi di ritornare a casa, ma sapevo già da quell'istante che a casa non sarei mai più tornato. Sto mentendo a me stesso, ma soprattutto agli altri. Forse hai ragione, amore. Non sono esattamente quello che ti aspettavi. A volte sembra che i bei momenti e i bei ricordi non ci siano mai stati. Siamo destinati a essere mai soddisfatti. Che tu avevi che ti sarà mandato che si era scelto, sì. Ce continua una, ce n'avevi una ti piaceva una vai chiudi gli occhi, il cammino è sicuro, roghi e spine sanguinanti hai varcato. L'immortale istinto ti ha condotto fino alla sacra falle del cielo color ambra. Non farai domande, saprai già l'eterna risposta. Grazie. Prego. A voi. Siamo di fronte alla, a una lirica molto alta. A me una poesia che è piaciuta molto è questa anche. Maledetta gravità, quanto pesa l'angoscia, se tutto fosse leggerezza, nulla ci eguaglierebbe neppure il volo solenne dell'aquila. Quindi è una sensazione di leggerezza, di volo, insomma. Ecco, questa è una sensibilità particolare d'Alberto, che ho notato in quasi tutte le poesie. Se qualcuno di voi vuole leggere qualcuna in particolare, se le conoscete, che cosa pensate, se volete dare una testimonianza, e perché sono veramente... Alcune mi hanno rammentato poesie del livello di personaggio Mungaretti, così, perché qui a pagina 41 abbiamo una poesia di due versi che dice «L'attimo che passa fra un attimo e un attimo si chiama, e un altro attimo si chiama sensazione». Quindi in poche parole si dice veramente quasi tutto, no? Quindi sono belle. Oltre a fare queste poesie che sono degli epigrammi, delle cose molto simili a queste poesie molto ermetiche, come dicevo, di Mungaretti o altri, Salvatore Quasimodo e tutto quello che è preceduto a noi, c'è anche una ricerca in alcune da parte di Alberto di poesie con rima alternata, ad esempio molto più classiche. Ora, non so se le riesco a ritrovare in un attimo, ma insomma ci sono poesie che riecheggiano un pochino la rima classica, l'alternata, usava anche Dante nelle terzine. Infatti. Quindi
anche se predominano quelle non così. Però ecco, io se volete me ne leggo qualcuna che ho trovato nel libro. Che non ha letto. Allora, sto mentendo, non l'ho letto. Oh, Mentendo 23. ogni Sì, sera. sì, l'ha letto. Infatti, a quello piaceva anche a me. Allora, aspetta, dico l'altra. Allora. Gli uomini non temono la morte, l'ha letta? No. No, è molto breve, ma è molto intensa questa. Gli uomini non temono la morte in se stessa, hanno solamente il terrore di perdere tutto quello che possiedono. Questo è quasi un aforisma, proprio una poesia, perché è veramente un insegnamento di vita, una filosofia di vita. Quindi si spazia veramente da colui che vuole cantare un amore o diciamo la voglia di volare, la voglia di essere anche altro, anche a valutazioni sull'essere umano, sulla figura umana, insomma, questo è quello che ho avuto come idea da leggere queste poesie. Poi anche questa è più lunga, però è molto bella. Il mio cuore impaziente, pagina 43. L'hai già letta? No. Il mio cuore impaziente aspetta fuori la porta perché la tua fame lo divorerà e questo mi rende pazzo. Quando sarai sazia, chiederai il cambio, ma là fuori non ci sarà più niente e tu camminerai sola sotto la pioggia. Tu eri il mio angelo, niente può negarlo, ma adesso mi hai reso strano, freddo e impietrito. In questo giorno, dove non arriverà mai la fine, prenderò i miei ricordi e me ne andrò verso la nebbia, prenderò la strada che mi condurrà ai miei giorni favoriti, fino ai confini di una nuova follia. Rubavo mele dall'Eden, quando eri la mia regina. Ma adesso stai cercando di dimenticarlo. Dici che vuoi tagliarmi la testa, metterla su un tavolo e venderla per 2 dollari. Ma io prenderò la tua lama e me ne andrò verso la nebbia. Prenderò la strada che mi condurrà fino ai confini di una nuova follia. E queste sono poesie che ripercorrono un po' anche l'esperienza d'Alberto, presumo, io non lo conoscevo, non lo conosco, quindi ne parlo dal punto di vista proprio di lettore. E sapendo le sue vicissitudini molto sintetiche, riesco a allacciare anche alcuni stati d'animo. Poi è molto bella la scelta del libro fatta di mettere anche poesie stampate con abbinate fotografie, disegni, segni e simboli, con poesie con la calligrafia di Alberto, insomma, che danno ancora un senso maggiore di manoscritto, di un qualcosa di più vicino a lui, no? Se solo potessi incontrarti, l'hai letta? Che non mi sono lette diverse, però non vorrei ripetermi. Pagina 49. no. No. Bene. Se solo potessi incontrarti ai confini dell'esistenza, abbraccerei l'eternità. Per immergermi totalmente nel viaggio empirico del tuo amore. Le tue lacrime avranno il sapore della speranza, il tuo sorriso il gusto della consapevolezza, il tuo verbo misericordia. Il tempo passa, come passa una pioggia estiva, la bufera che spezza il silenzio, la bufera che precede l'eterna quiete. Scruterò l'avvenire fuori dal finestrino, fino al confine, fino alla frontiera. Ecco, quindi sono delle visioni quasi che danno anche un'immagine. Era con un fotografo, Sì, Alberto? Faceva fotografie, si queste diletta, sono sono tutte tutte sue, sue. sì. Quindi, oltre ad essere un artista, come il dipinto che vediamo qui, che è quello che ho riportato in copertina, è anche un fotografo. Quindi questo dimostra veramente anche una particolare predilezione per l'arte, insomma, l'arte in tutti i sensi. E una curiosità mia, questi simboli qui da. Allora, questi simboli erano praticamente lui, il 17 è la data di nascita di dicembre. Il 17 anche di mia figlia che è Lampieri, sono nati tutti e due 17 a mesi diversi, però tutti e due 17 e lui gli doveva regalare per il 18esimo Ah, il capito. tatuaggio. Quindi lui aveva fatto degli schizzi su un X1V fogliettino, quindi non li aveva visto, 17. qualcuno non li ha finiti, Ah. aveva fatto delle No, questo l'ha prove. finito perché questo sono
può essere un V, considerando, sì, insomma, essere... però io trovavo questo fogliettino e lui aveva fatto tutti questi segni. Quindi sono suoi, sono sì, segni. Lui si deve fare questo tatuaggio insieme... Ecco, no, una curiosità, scusa se vi chiedo a chi lo può sapere, prima se te. Questo libro qui sì. È stato pubblicato dopo la sua morte, sì. Quindi, ma lui lo sapeva già che c'era un libro in itinere o l'avete raccolto voi no, dopo? No, che... cioè lui sapeva, noi... te lo dissi quando fece 30 anni facevamo questa mostra fotografica, cioè questa una piccola mostra di quadri che aveva fatto lui a sorpresa quando fece 30 anni e lui nel dicembre 2015 nel 2015 sì, dicembre 2015 sì. E lui poi da lì mi disse mamma tu mi hai dato questa carica di ripigliare in mano le poesie, di rimettermi a scrivere, lui aveva già tutte scritte queste, sì, io l'ho ritrovata nel suo agendino. Nel 2010 alcune. Sì, infatti. E quindi noi si sono un po' raccolte tutte e l'ho messo un po' insieme. Qualcuna, io sono partita da quelle di Parigi, ma lui è partito molto prima a scriverle, sì, quindi sì. Quelle ci sono dopo senza le date, aveva iniziato anche prima a scriverle. Però ecco, quindi già da ventenne lui scriveva le poesie. Sì, cioè. Sì. La prima, per sapere quindi anche la scelta dell'abbinamento fotografia, quella cosa l'avete fatta voi? Questa. Sì, sì. Non è che alla mostra c'era la poesia abbinata alla fotografia? No. La mostra fotografica non c'era nemmeno queste foto qui, erano tutte altre foto, quelle ci sono fatte, forse ce ne sarà qualcuna e basta. E tutti i dipinti, i quadri, perché poi ne ha fatti, di quadri effettivi ce ne sono quattro, proprio dipinti. E poi gli altri sono fatti tutto a carboncino, sono tutti quasi anche ritratti, che c'è Frida Kahlo, poi c'era un po' dei primi piani di attrice, insomma, Penelope Cruz, insomma, qualcun altro così. E una cosa particolare che abbiamo notato con Nana quando abbiamo letto questo libro oggi, è nella calligrafia di Alberto, notavamo che tutte le parole sono formate da lettere staccate l'una dall'altra. Ora c'è un'interpretazione che va in questo senso, che è una forma di insicurezza di solito che porta a questa modalità di scrittura molto bella, molto piana, anche bella ordinata, però lo stacco da lettera testimonia un po' un'insicurezza personale. E mi ha colpito questa firma, invece la firma è una firma invece fatta per intero, che è diversa da quello che scrive qua. Quindi probabilmente era la ricerca di un qualcosa di interiore che lo portasse a essere se stesso questo. E un'altra poesia che mi ha colpito, per tornare più alle poesie, è sono tre versi molto succinti, però che vanno contro il bigottismo, contro quello che è la normale società dove tutti sembrano nella fedeltà più assoluta, dove e quindi invece si scoprono a volte quelli che sono più. E la poesia dice così: l'infedeltà è la forma più spietata della libertà. Quindi è una terzina, direi, che dice tutto, insomma, no? Quindi in questo punto direi che con queste parole che abbiamo letto noi due penso che abbiamo fatto una figura di questo ragazzo che non è che ci ha lasciato, ha cambiato veste, insomma, quindi ha cambiato una veste, quindi le sue opere d'arte, che sono poesia, fotografia, pittura, ma anche il suo pensiero rimangono ovviamente sempre qui. Se qualcuno di voi ha voglia di leggere qualche poesia, se la sente si può leggere ancora, altrimenti leggo qualche altra io e poi facciamo un finale. Allora, vediamo un po'. Una che è scritta a Parigi, perché a Parigi era nel 2010 lui? Dal 2008, novembre, ottobre 2008 fino a maggio 2010. Quindi quasi due anni. Sì. Sai. E nel territorio parigino ha scritto delle belle poesie, insomma, tutte sono belle, ma alcune sono particolarmente significative. Questa del settembre del 2009, quindi quando era un anno che era a Parigi, insomma recita questo: il seme dell'amore può nascere in terreni aridi così come in terreni fertili muore. Quindi anche questa è una dualità, una differenza ovviamente di situazioni che comporta una differente epilogo.
E poi mi piaceva leggere una di queste lunghe, che però sono molte o molto profonde, sempre di Parigi, qui siamo in pieno inverno, al 12 gennaio del 2010. Di forza vitale vengo a mancare, nell'oltrepassare selva dopo selva, ma sempre in luogo fraterno torno a rigenerare il fuoco natio, là dove dimorano i venti cardinali e le longitudinali visioni. Apice immacolato di luce perpetua, astratta beatitudine, tu che porgi la tua mano a colui che di morte terror non ha, a chi del retto cammino il suo procedere a cuor gli sta. Vedete, c'è già una ricerca anche di rima in questi casi. Ma è ancora nel peccare, o suprema coscienza, che la mia anima si diletta, ma nel vagar suo sempre più si dispera. E sempre tuo, suprema coscienza, dirotti il mio cammino, quando della vertigine esistenziale sento l'eterno grido. O salvatrice, o degnissima, o suprema, io che nell'attraversar selva dopo selva non udivo più il tuo richiamo di salvezza. E così di forza vitale vengo a mancare, risalendo l'inarrestabile fiume del tempo, nell'attesa che la tua mano si tenda, nel vedermi stremato, ma pur sempre vivo e combattente contro questa corrente di fiume in tempesta. O suprema, salvami, portami in luogo fraterno, là dove dimorano i venti cardinali e le longitudinali visioni. O suprema coscienza, salva quest'anima disperata, già che soffre di un'eterna pena. La consapevolezza di non essere cosa tu sei e di non essere dove tu sei. Là dove dimorano i venti cardinali e le longitudinali visioni, laddove non esiste dove, tra gli astri immacolati e luce divina, tu suprema che tenderai la mano a colui che di morte terror non ha. Quindi, e qui siamo diversi anni prima, Mauro, l'ultima. e quindi è veramente una persona che voleva mostrare veramente il suo stato d'animo di audace, di non impaurito da quello che potrebbe essere, poteva essere il suo epilogo, che poi in fin dei conti qualche anno dopo è stato. Leggo l'ultima su Sì. richiesta di Nanà e poi concludo con la quarta di coperta. Non le leggo tutte, non le leggiamo tutte perché se no il libro non ha senso, si fa soltanto una lettura e basta, no? Quindi è bene che invece lo abbiate, e penso che voi lo abbiate. Però insomma avremo modo, tramite anche il video che pubblicheremo su YouTube, di far conoscere questa grande persona, in modo che chi lo voglia, non per una questione commerciale, ma per una questione di divulgazione di un pensiero così alto, si possa avere anche in Firenze e non solo. Accendo l'ultima, poi vado a letto. È l'ottava sigaretta, lo prometto. Sguardo fisso sul soffitto. Forse matto, certo, fermo la notte ancora sveglio e come sempre non chiudo ciglio. Bevo, scrivo e strappo un foglio. Non sono mai stato un bravo figlio. Poeta sì, ma di che cosa? Di lei che dorme e si riposa e nel pensarmi si consola. Spengiti notte e vola via da colei che prese il nome della Vergine Maria. Questa è la conclusione del libro, che in quarto di coperta ha un suggello dove dice: conosco solamente l'amore, ne ho sentito parlare.